Buongiorno amici, bentornati in un nuovo video. Siamo a sabato, sabato 23 maggio, sono le 8:30 e io sono pronta, devo solo portare fuori Tommy che mi sta aspettando e ci sono le scarpe che ci dobbiamo mettere. Io mi sono vestita in un modo semplice, forse qui mi vedete meglio, ho una maglietta di The Zenis che presi qualche anno fa, bianca. Vedete così, qui c'è il reggiseno, ma. E sotto ho dei pantaloni in jeans che mi avete visto tante altre volte e poi dovrò mettere le scarpe, le solite che ho lavato l'altro giorno. Noi siamo in direzione, non lo so, nel senso che usciamo, andiamo a far colazione dopo mesi, la pasticceria dove andavamo il sabato ha riaperto, naturalmente con le dovute distanze, quindi andiamo a vedere come lo gestiscono e dopodiché dovremo andare a fare la spesa. Vediamo che cosa decidiamo, se farla nel pomeriggio o, visto che siamo fuori, andare a farla stamattina. Niente ragazzi, Tommy mi sta già aspettando da un po' di tempo e quindi niente, lo porto fuori e noi ci vediamo dopo. Devo dire che tutte queste interviste dicono una cosa. Stiamo andando verso il Liber della nostra città a fare... Dai! Dopo gli spettucci che continuano a fare, che continua a fare mio marito, non si può! Allora, stiamo andando a fare degli acquistini perché è stato il nostro anniversario di matrimonio, ma mio marito non mi ha ancora fatto il regalo. Sentite in colpa? Ero in quarantena. Sì, eri in quarantena. Quindi adesso ne approfittiamo. Ah, io gli ho fatto il kidult, magari a casa ve lo faccio vedere. E quindi adesso andiamo alla ricerca del mio regalo. Non so ancora cosa. La prima cosa che mi catturerà, comprerò a qualsiasi cifra. 5 euro. Comunque andiamo a vedere un po' anche com'è la situazione, sempre con la nostra mascherina, e vediamo un po' che cosa trovo. Non so se prendere qualcosa per la casa o qualcosa per me. Ma quel che il trattorino, beh. Mio marito, quando sono nelle rotonde, lui guarda sempre, non guarda a sinistra se arriva qualcuno, lui no, guarda dritto, guarda il trattorino. Bisogna guardare il trattorino invece che guardare nella rotonda chi viene proprio a sinistra. Va bene ragazzi, ci vediamo dopo. Baci. Siamo appena rientrati ragazzi, non ho trovato niente che mi potesse piacere. Allora scusate, intanto tiro su solo al buio, tiro su le serrande perché le abbiamo abbassate prima di venire via. E ho preso solo due felpe, due maglie della parte alta delle felpe, e le ho trovate in un negozio che non mi ricordo il nome, ma è scritto al New Yorker. Le ho pagate una sciocchezza e sono molto carine, così adesso ve le faccio vedere e poi le metto subito in lavatrice, così magari nei prossimi giorni, anche perché sono a manica lunga, quindi non è che le posso utilizzare tantissimo in questo periodo, però per 4,99 euro almeno me le ritrovo per quest'altr'anno. Allora, il negozio è questo, il New Yorker, le ho prese a Faenza, nell'Iper, le maioliche di Faenza. Allora, adesso sistemo il telefono, qui c'è Ken sul mio letto, Ken usa. E così ve le faccio vedere, così inizio a preparare da mangiare, che è mezzogiorno e un quarto. Dopo mio marito uscirà a prendere un caffè con mio fratello, quindi io starò da casa da sola, così faccio le mie cose, metto la lavatrice, tolgo la lavatrice, sto con Tommy, così lo porto fuori. E poi magari unisco questo giorno
domani, che è domenica, così se faccio degli altri acquisti, ve li faccio vedere. Intanto vi faccio vedere queste due figure. Allora, ragazze, telefono posizionato, quindi vi faccio rivedere che il negozio è questo qui. Sono due felpe dello stesso modello, però con colori differenti. Allora, la prima che ho preso una S, avete già visto qualcosa? Ho preso la S, anche se mi stava bene la XS, però a me le felpe mi piacciono un po' più larghine. Sapete che io vado matta proprio per le felpe. Non sono pesantissime, quindi secondo me anche in questo periodo, la mattina presto o la sera, si possono utilizzare benissimo. Allora, ve la faccio vedere. È questa qui con il gelato, vedete, è S. Dietro è semplicissima, quindi va bene, è un po' larga, ma a me piacciono appunto così, fatte in questo modo qui. E guardate, ho pagato 4,99 euro. Questa è la prima. L'altra è un colore che mi piace tantissimo, lo sapete, però tende ad essere più sul verde. È identica, sempre una S, sempre lo stesso modello perché mi piaceva. Ed è questa qui. Guardate che bellina. Sempre 4,99 euro. Così. Bella, 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 bella. Mi piace tantissimo. Quindi io adesso le vado a lavare. Intanto c'è Ken che raspa perché vuole uscire. Sempre così. Ogni volta che io chiudo la porta, lui vuole uscire. Comunque, ragazze, io adesso vado a stendere la lavatrice che ha finito, metto su quelle magliette lì, preparo qualcosa per pranzo, non so cosa, ma decideremo qualcosa, qualcosa, sempre tutto qualcosa, io e mio marito, e ci sentiamo dopo. Ragazze, sono in macchina da sola, si muore dal caldo, era tutta chiusa. Mio marito è andato a prendere un caffè con mio fratello, perché deve fargli vedere anche una cosa, quindi io ne approfitto, vado alla saponeria. So che non c'è in tutta Italia, secondo me fa parte della catena di acqua e sapone, perché qui da me acqua e sapone non c'è. Devo prendere alcuni detersivi, poi voglio prendermi uno smaltino per me, perché ho le unghie veramente rovinate, quindi qualcosa di chiaro, perché ho tolto le unghie finte, non me le metto più, basta, ci ho provato, ma basta, non fanno per me. E poi devo prendere i croccantini per Tommy perché li ha quasi finiti. Ragazzi, si suda, ci saranno 36 gradi, vabbè che la mia macchina era al sole. Vado con la mia mascherina e poi torno a casa e vi faccio vedere cosa ho preso. Ragazzi, sono tornata, ho preso due cose, adesso ve le faccio vedere. Intanto c'è mio marito che sta prendendo le misure delle tende perché vorremmo andare a farci fare qualche preventivo. In qualche negozio appunto che fa le tende su misura. Mi piacerebbero quelle a pacchetto, però vi dico la verità, io le ho avute anni e anni fa e alla fine, per quanto mi piacciono, sono anche molto scomode perché le finestre non si potevano aprire proprio del tutto. Però adesso magari posso chiederglielo e vedo un attimino come possiamo farle. Ho dei capelli che tremendi perché fuori si è alzato un vento pazzesco, in più ci sono 36 gradi, è caldissimo. Infatti abbiamo detto che dal prossimo weekend andremo in spiaggia. Vediamo un attimino com'è la situazione, perché noi avendo il mare qui a un quarto d'ora, 20 minuti, ci siamo sempre andati sia il sabato e sia la domenica. In più il 2 di giugno è festa e sicuramente ci andremo anche il 2 di giugno, non facciamo il ponte. Però va bene così. Allora, adesso vi faccio vedere le cose che ho acquistato, niente di che, non ho trovato quello che cercavo le perle della Vernelle, ma si vede che non, da me ancora non ci sono. Adesso vi faccio vedere. Ho preso un pacco di sacchi per la pattumiera, 70x80, 1 euro, però all'interno ci sono solamente 8 sacchetti. Poi ho preso questo detergente da mettere all'interno del water. Questo qui l'ho pagato vicinet, vediamo se trovo, sì, 1,40 euro. L'ho voluto prendere in questa profumazione, ma intanto vanno tutti bene. Poi ho preso questo detersivo Vert, penso che sia di origine vegetale, sì, 100% di origine vegetale. E ho preso questo che è un detersivo lavatrice,
ecco, igienizzante con bicarbonato, efficace alle basse temperature, 21 lavaggi, era in offerta a 2,50 euro. Poi ho preso questi croccantini per Tommy, specifici per la pulizia dei denti. Non sono il massimo, ma quelli che uso io non c'erano e il mio negozio è chiuso, apre alle 3:30, ho detto per questa volta va bene anche questo. Poi ho preso questo qui che è un detergente, un detersivo, lo conoscete, omino bianco, bianco vivo, perché ultimamente i miei bianchi non mi piacciono più. Sbianca, smacchia, attivo a 20 gradi, questo qui l'ho pagato 1,99 euro. Poi ho preso due smalti della Debbie, erano quelli che costavano di meno, in gel dicono. Allora ho preso questa colorazione molto carina, questo l'ho pagato 2,90 euro, questo qui invece l'ho pagato 1 euro, era all'interno di uno di quei cestoni. Secondo me come colori estivi primaverili sono molto carini, anche perché non ce n'erano altri, c'erano degli smalti ma venivano attorno a 9-10 euro, sinceramente visto quanto mi durano nelle dita ho preferito spendere di meno. Vi faccio vedere anche l'ulivo, perché in tantissime mi avete chiesto anche il vaso dell'ulivo, dove io l'avessi preso. L'abbiamo preso dove abbiamo preso l'ulivo, che io chiamo Ivo, quindi l'abbiamo comprato lì, è molto molto grande, è di plastica molto grossa, non è sottile come plastica, pesante, e questo qui è l'ulivo. E so che vi è piaciuto tantissimo e so che in tante mi avete scritto su Instagram così per dirmi che è stato un punto di riferimento per qualcuno. Finalmente il caffè, ne avevo una gran voglia, sono già le 3, mio marito tornerà penso fra una mezz'oretta. Niente, per quanto riguarda le tende, purtroppo oggi sono tutti chiusi, quindi vedremo quest'altra settimana, quando sia io e sia mio marito riusciamo ad uscire dal lavoro a un orario buono. Anche perché dove l'ha preso mia cognata, che anche lei se l'è fatta fare su misura, ha detto che vengono a casa loro, prendono le misure, guardano gli ambienti e ti consigliano il tipo di stoffa da utilizzare, quindi si può dire che fanno tutto loro. Mio marito ha detto che lunedì li chiama subito, così li facciamo venire a casa e essendo arredatori le facciamo fare da loro. Allora, per quanto riguarda il colore, io sicuramente le faccio fare chiare, penso bianche, perché secondo me le tende e i muri devono essere bianchi in casa, perché danno più luce, danno più senso di ampiezza dei locali, e quindi io sicuramente le farò fare bianche. Anche perché se un giorno si dovesse cambiare, non so, la cucina, la sala, le dicendo, ti tocca rifare le tende, anche perché sappiamo che fare le tende su misura hanno un costo abbastanza alto. E invece bianche si possono adattare a qualsiasi mobile, quindi sicuramente me le farò fare bianche. Allora, io prendo il caffè. Dunque, per quanto riguarda il regalino del mio anniversario di matrimonio, mio marito mi ha detto: vuoi il cappuccinatore della Nespresso come regalo? E io sono un po' indecisa, perché adesso andiamo verso la stagione estiva e quindi il cappuccino io non lo bevo più, anche se so che fa il latte freddo, ma a me il latte freddo non mi piace tanto. Quindi non so se andare a prendere il cappuccinatore della Nespresso, sicuramente finirei questo angolino qui e sarei sicuramente più contenta, ma lo devo andare a prendere a Savignano perché qui da me non c'è. Prenderlo online, mio marito mi ha detto, con queste cose così elettriche, sai, ti devono arrivare i corrieri e quindi è sempre meglio andarlo a prendere in negozio. Adesso vediamo che ora fa lui, se non fa molto tardi l'andiamo a prendere, anche se dista da di qua un tre quarti d'ora.
Adesso vediamo, domani dobbiamo andare a fare la spesa e sinceramente andare a fare la spesa, poi andare a Savignano, poi tornare a casa, sono più stanca di prima, quindi non ne ho molta voglia, intanto mi faccio il caffettino e quindi non lo so, anche perché dovremmo prendere le capsule, ne abbiamo ancora, ma intanto che siamo lì facciamo anche questo acquisto. Allora ragazzi, mi sono dimenticata di farvi vedere il Kidult che ho regalato a mio marito. Intanto lì c'è ancora tutto da mettere a posto, ma sto andando proprio a rilento e sto cercando la scatolina, ma non la trovo, con la frase, perché è molto bella, ma non so dove l'abbia messa. Ho guardato anche nel suo armadio, ma non la trovo. Comunque appena rientra magari me la faccio dare. Il braccialetto è un braccialetto fatto con le perline sul grigio azzurro e c'è il segno dell'ancora, quindi magari se volete andare a vedere nel sito, è semplice, è molto carino. Gli ho regalato quello perché lui lavora anche con le navi, barche, non posso dire che lavoro fa, però è un lavoro molto importante, non vuole che si dica il lavoro che fa. Comunque fa un lavoro che è a contatto con le navi, barche, tutto ciò che galleggia sulle acque marine, e quindi gli ho voluto regalare questo tipo di Kidult. Non gli ho fatto altro perché era ancora tutto chiuso. Magari nei prossimi giorni, quando avrò un po' più di tempo, gli andrò a prendere anche qualche altra cosa, anche se vi dirò, stamattina siamo andati a fare un giro, come avete visto, per negozi e sinceramente è stata una tristezza unica, ma proprio una tristezza unica, un po' l'ansia di fare presto, di non toccare, di stare lontano, tenere le distanze. Io sinceramente per quest'anno credo di comprarmi veramente poco, anche perché ho tantissime cose, magari mi sono leggermente ingrassata rispetto all'anno scorso, ma spero di rimettermi a posto, anche perché, come sapete, il periodo che ho vissuto, che vivo e che vivrò non è sicuramente al massimo, però va bene così, quindi piano piano mi rimetterò in sesto. Niente, volevo dirvi del Kidult perché ve l'ho detto stamattina, ma sono ancora alla ricerca della scatola. Mannaccia, ma non la trovo. Comunque ragazze, io metto a posto tutto l'ambaradan e magari ci vediamo dopo per i saluti finali. Amiche, rieccoci qua, siamo tornate alla fine, poi siamo andate a Savignano, infatti sono le 18:41, caspita, quindi c'è scarpe, e mio marito mi ha preso il moccaccino della Nespresso come regalo di anniversario di matrimonio. C'era una fila alla Nespresso incredibile, ci abbiamo messo circa 40 minuti prima di entrare, poi al ritorno ci siamo fermati in un chiosco della Piedina a Milano Marittima, che è uno di quelli che ci andiamo da anni e anni, e abbiamo mangiato, già abbiamo già cenato, mia figlia mangia dal moroso e ci siamo fatti una bella piedina che da tantissimo tempo che non la mangiavamo. Io ho preso la caprese con mozzarella, pomodoro e basilico, era buonissima, veramente buona, quindi per stasera sono a posto, così dopo mi faccio la doccia e mi rilasso. Ma intanto volevo farvi vedere il regalo del maritino, eccolo qui, abbiamo preso anche il caffè, così intanto che c'eravamo abbiamo fatto tutto. Adesso mi posiziono bene e vi faccio vedere il moccaccino, ma tanto lo conoscete. Allora, tutti. Mi sono posizionata, così c'è ancora un po' di luce, vi faccio vedere. Quindi, questa è la busta. Ancora non l'ho visto nemmeno io, perché è entrato solamente mio marito, uno alla volta. Quindi, allora, abbiamo preso il caffè nella loro scatola. Sinceramente non lo so che cosa ha preso. Ha preso, adesso apro perché non lo so. Ha preso il ristretto, ne ha prese 5, poi Darkan, altre 5 e l'arpeggio per me, perché è uno di quelli più leggeri, altri 5.
Quindi per un po' anche qui siamo a posto. Mi piace tantissimo la scatolina che danno loro, però dopo io le apro e le metto nel portacialde. Comunque fuori c'è un vento tremendo. Allora passiamo al regalino del maritino. Ah, delle altre buste, giusto perché non ne abbiamo, quindi delle altre buste. Qui c'è lo scontrino, così se non dovesse andare bene lo cambiamo. Comunque io sono andata a colpo sicuro perché sapete che ce l'ha anche Daisy questo. Sapete chi è? Daisy del canale Il Cuore di Violet. Ciao amore mio. Lei è da tanto che lo usa, infatti me lo ha consigliato, quindi io sono andata, come ho detto prima, a colpo sicuro. Domani mattina lo proverò subito, così vedo un attimino com'è questo cappuccino. Allora, il cappuccinatore è questo qui, bellissimo. Adesso lo apro, chissà se ci sono delle cialdine dentro, perché non lo so. Allora, quindi è all'interno della scatola, si apre, vedete, è così, e lo tiro fuori insieme a voi. Toppete! No, cialde non ce ne sono. C'è il libretto, no, perché qui c'era la capsula, non ho detto di prima. Allora, qui c'è il libretto con le istruzioni e questo è il cappuccinatore. Adesso lo apro, così vediamo insieme com'è fatto. È chiuso molto bene, tutto con la plastica. Ovviamente l'ho preso nero, c'era nero, bianco o rosso. Rosso bellissimo, però ho detto basta, lo prendo nero, così anche l'angolino lì è tutto a posto. E dopo quello lì, il cappuccinatore dell'Ariete, lo regalerò al ragazzo di mia figlia che vive da solo e magari gli può servire. Allora, ecco qui il cappuccinatore, finalmente, dopo lo posiziono. Eccolo qua, vabbè, lo conoscete, ha il suo coperchio, così con dentro il macchinino che ovviamente questo, che monta il latte. Dopo dovrò studiarlo bene perché so che fa anche, ah, è proprio calamita, si attacca proprio con la calamita, so che fa anche il latte freddo, però dovrò studiare bene il libricino. Adesso lo posiziono così vi faccio vedere com'è. Eccolo qui ragazzi, l'ho voluto mettere qui sopra al portacapsule, così recupero un po' di spazio in modo che non sia tutto molto largo. Poi domani mattina vedo di sistemare anche questi due barattoli. È così, adesso questa è la nuova disposizione. Poi lì oggi volevo prendere anche da, siamo passati anche da Maison du Monde, due ciotolini da tenere lì, ma sinceramente non ho trovato nulla che mi piacesse, quindi adesso lasciamo tutto com'è. Comunque è così. Non vedo l'ora di provarlo, così vi so dire anche com'è questo cappuccino, ma so che è buonissimo. E quindi anche il regalino del marito l'ho messo a posto. Volevo farvi vedere l'ultima cosa, poi chiudo il video, se no è troppo lungo, che mi sono arrivate all'inizio della settimana tre le capentole, naturalmente che ho ordinato io, che ho visto da Carmen del canale Carmen Semplicemente Me, che saluto. Qui mando un bacio grande, seguitela, una donna con gli attributi, veramente. È da tantissimo tempo che è sul canale, io la seguo da anni e l'adoro, l'adoro, è veramente una donna straordinaria. Allora, i tre leccapentole sono questi qui, io ne ho presi tre, uno di ogni colore. Allora, l'ho preso così sul verde, dove c'è scritto Regina della Cucina. Lei ha detto che si trova molto bene, da anni che lo usa e quindi li ho voluti prendere anch'io. Poi l'ho preso azzurro, dove c'è scritto La vita è dolce. E infine rosa, che secondo me è il più bello, questo qui, che dice A casa nostra la felicità è homemade. Quindi anche questi sono bellissimissimissimi. Se mi ricordo vi lascio anche il link del sito dove li ho acquistati.
gli ho pagati 5,50 euro l'uno, però resistono tantissimo. Intanto mio marito dice che smettila. Comunque ragazze, io vi saluto, chiudo qui il video, vi mando un bacio grande, spero di avervi tenuto tanta compagnia. Saluto le nuove iscritte che un po' faccio gli occhi storti. Saluto le nuove iscritte che sono tantissime, quindi vi ringrazio di cuore e se vi va, sempre solo se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao amiche mie.